potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bella a tutti ragazzi, qua RIGHE che vi parla. Bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Questa qui è stata un'idea che mi ha fornito un ragazzo in live e ringrazio caro Lucchino per comunque questo video che state vedendo oggi e mi ha detto prova le trappole, quelle della vecchia versione contro i mostri. Ebbene sì, sono addirittura in una mappa diversa, sempre comunque con tutte quante le risorse che abbiamo visto nell'ultimo video. Quindi ragazzi, andiamo nella sezione trappole, andiamo subito a provarle. 50 like per questo video perché sono trappole che non ci sono più in gioco. Ovviamente andrò solo ed esclusivamente a piazzare quelle mancanti, quindi iniziamo a piazzare in una zona che vorrei pulire, quindi prendiamo arma in mano e può bastare. Andiamo a mettere dei pavimenti, poi ragazzi andiamo a mettere anche del soffitto e facciamo dei test uno alla volta. Potevo anche mettere dei muri fatti in permanite, però l'unica cosa che non ho ancora capito esattamente come funzioni ciò. Andiamo a scegliere le trappole, trappole che non ci sono più nel gioco. Andiamo subito a vedere, abbiamo la Sentrygun. Questa qui ragazzi la posso anche piazzare, c'è un però, che questa trappola qui, anche se la dovessi mettere, non darebbe... Salute. Che questa trappola, anche se dovessi piazzarla, non sarebbe comunque funzionante, perché comunque i mostri non farebbe nulla perché non si attiva. Abbiamo il pattugliatore di radunata, lo mettiamo qui. Abbiamo ragazzi la stamina station, che praticamente è quella che cura. Quindi ragazzi andiamo a piazzare intanto queste. Abbiamo con F5 questa trappola, non è obbligatorio metterla sopra a comunque un pavimento, però si può anche. Vedete, non posso metterla tra un pavimento e dove non c'è, però posso metterlo volendo sul pavimento, cioè sul pavimento in questo modo, vedete? Però queste qui ragazzi non daranno alcun effetto. Ovviamente per provare queste trappole ci serviranno dei mostri. Queste qui abbiamo detto che non funzionano, ma queste qui ragazzi, curiosità, potete trovarle all'interno della prima missione di Salva il Mondo quando voi spawnate. Questi qui li troverete ai lati e vi aiuteranno a difendere il forte mentre il razzo verrà lanciato. Sono molto fighe, veramente molto molto fighe come trappole. Abbiamo il pattugliatore di radunata. Facendo F6 abbiamo questo oggetto che è stato rimosso non troppo, ecco, una cosa di anni fa. Io ci giocavo comunque quando c'era questa trappola qui e serviva per non far piazzare, cioè non far spawnare abietti all'interno di questo raggio d'azione. Non so se lo vedete, ma questo raggio blu che arriva fino a qua era il punto in cui i mostri non spawnavano, ok? Praticamente i baccelli non... i nidi, ecco, come volete chiamarli, non spawnavano. Quindi ragazzi, tanta 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 roba. Ed eccole qui, piazzate tante, avrebbero dato un effetto assurdo. L'unica cosa è che queste qui sono delle trappole a consumo, quindi automaticamente dopo un po' si sprecavano da sole. Quindi diciamo come che... Falò. Come i falò, sì. Molto fighe come trappole, vedete? Cioè, in questo caso con quest'arma tiro giù tutto, però tanta 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 roba. Ora ragazzi andiamo a mettere sempre con pavimenti le trappole. In questo caso stiamo vedendo trappole che non daranno problemi, o meglio non daranno effetti se non F7. Se andiamo a leggere il nome, Stamina Station. Ragazzi, questa qui non era una curativa, questa qui è per la stamina ragazzi. Questa trappola sembra molto una curativa, ma serviva per recuperare la stamina, che è praticamente in questo caso il quadrante sotto giallo che abbiamo 100 su 100, che ovviamente si sprecava tramite le abilità. Cioè, vedete? Infatti si ricarica molto in fretta. In questo caso non ha texture, però avrebbe avuto una texture e questa sarebbe stata la forma. Molto figo. Chissà se forse era anche giallo qui lì al centro, adesso non ne ho idea. Ovviamente trappola direzionata verso il basso, cioè verso l'alto. Ora ragazzi arriva la parte bella. Infatti ragazzi, qui andiamo a mettere sul 5, andiamo a mettere i wall trap launcher e allo stesso tempo questi ragazzi sono le trappole principali del video di oggi. Infatti andiamo via da qui perché si sente un sacco di rumore come se fossero delle curative, anche se non lo sono. Qui piazzerò con F7 questo qua. Questo è un muro sonoro di una volta. Ebbene sì,
che dietro, ragazzi, come vedete, c'ha praticamente delle luci a muro, vedete? Però non è una luce a muro, dà comunque quell'effetto, ed è comunque, ecco, la stessa cosa, vedete, sopraffilo spinato, cose. Ne mettiamo un altro di fianco, ovviamente si aspetta finché non è costruito tutto il muro, ecco. Questo era il muro sonoro di una volta, bellissimo. Poi è stato aggiunto nel gioco, ora la forma differente, senza tutte queste cose davanti. Poi, se dobbiamo provare le trappole, andiamo qui a mettere invece, attenzione, questi qui, che ovviamente erano i vecchi pugnamuro, bellissimi. E qui invece, ragazzi, le migliori, a mio parere, che non ho ancora capito esattamente il raggio d'azione di queste, però lo scopriremo. Andiamo a mettere tipo... prendiamo la nostra arma che spacca tutto, perfetto, F1, andiamo a mettere con F5 queste dinamo a muro, però sono particolari, perché queste dinamo una volta, oltre a fare danno comunque elettrico, sparavano razzi, ebbene sì. Ora, ragazzi, sempre col nostro super comando, quindi apriamo la nostra console, eccola qui, la console, apriamo allo stesso tempo anche Discord, dove lì ho tutti quanti, attenzione, tutti quanti, dal primo all'ultimo, i mostri, e ora decidiamo dove andare a far spawnare eventuali mostri. Chiudiamo un secondo la console, andiamo a mettere core, iniziamo con le trappole a muro, andiamo a metterci qui e qui davanti facciamo spawnare qualsiasi mostro. Purtroppo l'effetto non sarà desiderato, proviamo con uno smash, perché comunque sono mostri senza l'intelligenza, quindi andrebbero dove vogliono, e oltretutto quando prendono l'impatto rimangono fermi sul posto, ora vedrete. Vado a prendere subito i comandi, ragazzi, andiamo a fare con la console un bello smasher, e direi un bel boss smasher. Facciamo comando summon e smasher, guardate, si sono pure attivati i razzi, guardate la trappola. Quando si attivava diventava così. Guardate che roba. Quindi a quella distanza prendeva. Bellissimo. Scegliamo un boss di minore... ad esempio quella di fianco non si attiva. Mettiamo qui un mostro. Uccidiamo lo smasher. Mettiamoci qui un altro mostro. Che mostro scegliamo? Un bel pitcher. Pitcher, vediamo un po' che succede. Con due razzi, ragazzi, summon pitcher, guardate, è esploso, ragazzi, top trappola. Andiamo a mettere qui davanti uno smasher classico, voglio vedere se anche la dinamo si attiva, perché io vedo comunque che si illumina, e a differenza di quelle che abbiamo ora, vedete, sono diverse, hanno l'elettricità, ecco, sono molto differenti dalle dinamo che abbiamo ora. Summon smasher, guardate come devastano lo smasher, 35 danni vedo, e fanno danno fisico, a volte fanno il critico tipo 52. Mettiamo qui davanti un altro mostro mentre lo smasher prende danni. Un Husk, tranquillamente un semplicissimo mostro fuoco. Guardate, la trappola a muro faceva anche danno. Quindi, questo sbalzatore, guardate, reca 9 di danno e il mostro, come vi ho detto, rimane buggato. Reca 9 di danno all'attivazione, stupenda. Ok, ragazzi, lo smasher è quasi morto. Era un classico che comunque la dinamo prima o poi finiva, perché comunque stava sprecando durevolezza per via del razzo. In questo caso non so esattamente qua. Eccola la durevolezza. Sopra esattamente vedete in blu quanta durevolezza c'è. Intanto questo qui è praticamente quasi morto e la durevolezza è ancora buona. Sì. Muore col prossimo colpo, mi sa. O coi prossimi due. Ok, gli manca uno. Però ragazzi è morto sbalzato praticamente, tutto. Buono. E poi si ottenevano punti. Se vedete in alto, dove c'è scritto degli 1 difficoltà 0, sotto c'è scritto un punteggio. Qualsiasi cosa succedeva, che si attivava una trappola, per qualsiasi motivo, che prendeva danno, si aumentava di punteggio. E questo punteggio ovviamente faceva
poi il fine, il totale, ecco. Abbiamo questi muri sonori. Questi qui l'ultima volta hanno dato un po' di problemi, ma ora farò spawnare davanti un bel... non saprei. Anzi, ragazzi, sapete cosa faccio spawnare? Un bel blaster. Gli vecchi occhi belli. E penso che siete tutti contenti. Summon, occhio bello. Non vedo niente di attivazione. La trappola durevolezza full. Questo è il vecchio occhio bello. Ma non sta succedendo assolutamente niente. Facciamoglielo spawnare qui davanti. Un altro mostro. Oppure anche lo stesso. No, ragazzi, non succede nulla. Facciamo spawnare un altro. Nulla, ragazzi. Questa trappola è, non è funzionante, quindi non possiamo vederla in azione. Le principali le abbiamo viste. Ora, ragazzi, ci richiamo dove ho messo tutte le cose qui. Ah, vi faccio vedere anche se qui spawno un mostro. Che sia un occhio bello. Questi qui non si attivano, ragazzi. A parte che è spawnato un po' volante. Quando si uccideva questi mostri, facevano questa animazione. Guardate che fighi. Che cazzo sta succedendo? Perché si sono illuminati così tanto? Stupendo. Quindi, ragazzi, andiamo a mettere qui sotto delle trappole già comunque esistenti. Andiamo a mettere queste, le selling, le gas. Non abbiamo altro. Abbiamo questi, i floor trap. Andiamo a mettere F7. Ovviamente non possiamo piazzarla a soffitto, ma a terra sì. Questi ragazzi li conosciamo. Qui invece, F6. Gas ed F5. Signori, non si possono piazzare. Strano. Attenzione, forse c'ho la teoria. Facciamo F2. F5. Signori, c'è qualcosa che non quadra. Ah no, ecco. Adesso ho capito il motivo. Questa trappola non la piazzava per via che ad altezza più bassa... cioè altezza 1 o inferiore non la faceva piazzare, da altezza 2 superiore la faceva piazzare. Questa è una novità. Ora come ora si può piazzare dove si vuole, so soffitto, attenzione. Quindi F2, abbiamo un'altra trappola, aspettiamo che si costruisce, perché se non si può piazzare e boom. Ora, ragazzi, partiamo da qui, da queste trappole, vediamo che cosa succede se mettiamo un bel mostro. Vediamo un po' che cosa abbiamo di bello. Un bel... questo qui, il bombshell, che dovrebbe essere il bombarolo. Ah no, ragazzi... ok. Ah, ragazzi, la strega, ho sbagliato io, non è un bombarolo. Che è una strega col vestito particolare. Lo smasher sì, però l'ha piazzato. Allora piazziamolo qua, lo smasher, vediamo che cosa succede. Trappola che si è attivata. La trappola si attiva praticamente come normale dardo. È diverso, eh. È praticamente diverso dai dardi che abbiamo ora. Molto simili, ma diversi. Questo è praticamente un mostro natura. Ok. Vediamo invece sotto qui un altro mostro. Beehive, le api. Sotto le gas. Ah no, ho sbagliato. Ho messo sulla trappola sbagliata. Sotto la gas, ragazzi, top. Vorrei mettere un mostro che abbia più vita per farvi vedere che strana animazione aveva. Flingerman. Cioè, Flinger. Guarda, va. Va la gas, che strana. Molto strana, c'ha ovviamente una grafica strana, cioè molto non curata, però ci sta. Che, ragazzi, tocca questa trappola, mettiamo sotto un qualsiasi mostro, sempre un Flingerman. Ok, qua sotto non si attiva,
qua sotto sicuro. Ok ragazzi, questa cosa è molto strana, perché la trappola ce la fa piazzare là ma non si attiva con dei mostri a terra. Ok ragazzi, mi viene un dubbio. Ora F2, saliamo, piazziamolo qua. Ecco, ora si attiva. Molto strana questa cosa ragazzi, e si attivava solo su un blocco, ora è tutto diverso. Si ricarica. È molto simile ma non è completa come ce l'abbiamo ora. È molto meglio ora che una volta questo campo elettrificato. Top ragazzi. Distrutto. Tanto qua ci sono ancora gli smasher che pigliano danno dalle trappole. Molto strano che il mostro che era qui, che era qua, non è morto per via comunque delle trappole che erano su. Molto strano. Molto 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 strano. E ragazzi, se volete un video dove provo a fare le trappole buggate, ok? Trappole buggate all'interno di questa versione, arriviamo a 50 like, perché è veramente il top. Abbiamo visto un po' di trappole, abbiamo visto il funzionamento e abbiamo visto anche la durezza e diverse tipologie di mostri. Grazie della visione, ci vediamo stasera in live ore 9, dove giocherò con voi, ma principalmente scambierò. E ovviamente col video di mattina alle 7, come al solito. Bella ragazzi, e grazie della visione.